Ciao a tutti, benvenuti su Canale Isola Gaming e questo è un nuovo video. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Puro stacchetto ho fatto, ma che bando trovate uno così? Puro stacchetto. Niente, vabbè, oggi mi ha preso a ballare, non so come ballo con sta vita che mi ritrovo. Comunque, oggi siamo tutti quanti qui riuniti perché stanno uscendo tantissime novità di cibo ultimamente. Ma talmente tante che già è difficile trovarle. Più sono, più diventa complicato reperirle tutte quante. Ma non vi preoccupate perché tante ne ho trovate. Innanzitutto, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale e mi seguite su Instagram perché è cosa buona e giusta. Perché voi dico io. Perché se non mi seguite pure su Instagram mi piano 7 anni di sfiga. E voi dico, dopo gli ultimi 2 anni, io altri 7 non rischierei. Yeah. Però sta a voi. Soprattutto fatemi sapere se vi piace questo video con un pollice in su, così ne faccio altri e cerco altre novità. Vi ho chiesto infatti una mano su Instagram per segnalarmi quale novità aveste visto. E mi avete detto delle cose che io non avevo la minima idea fossero uscite. Tipo sono andato fuori di testa. E assolutamente non vedevo l'ora di provare. Io questa scatola piena di roba. Intanto infatti voglio farvi vedere tutto quello che c'è all'interno di questa box. Che sono tipo una decina, una quindicina, non mi ricordo. Veramente un macello di roba. Mannaggia, pure oggi mi scofano come le merda. Che peccato. Oggi proveremo i nuovi muffin della Mr. Day al cacao ripieni di cioccolato. Tra l'altro senza lattosio e olio di parma. Mego io. E già vi dico che di questi ho grandi aspettative, perché per me i muffin della Mr. Day classici con gocce di cioccolato sono tipo i più buoni. Punto. Visto che c'è stato questo enorme hype dietro i pancake della Mulino Bianco, che abbiamo già provato insieme, e abbiamo, insomma, visto che l'ultima volta abbiamo provato i pancake della Mulino Bianco e ci ricordiamo bene, insomma, come è stato il risultato, no? Sì, vi consiglio di girarlo spesso. Ok. No. Raga, ma che cosa è diventato? Raga, perdonatemi, ma da 1 a 10 gli do 1. C'è stato questo enorme hype su sti pancake. Raga, ho trovato dei nuovi pancake che sono usciti in un altro brand, quelli della Cameo, che però, differentemente dagli altri, sono un preparato. Infatti vanno aggiunti latte e uova. Però raga, mi ispirano un macello. Quindi proveremo anche questi pancake questa volta. Raga, questi non li ho trovati quando ho provato tutte quante le novità della Mulino Bianco, ma finalmente ce li ho tra le mie mani. I Quark Cake. Raga, questi mi ispirano proprio del brutto, eh. Anche su questi c'è stato un sacco di hype. Sono proprio curioso. E sempre della Mulino Bianco ho trovato altre novità, ossia gli schiaccianoci. Ma soprattutto, raga, questi sono chiacchierati a livelli impressionanti. I baiocchi choco, che la gente non ha capito proprio come sono fatti, ma sono, vedete, una parte è biscotto, ma la parte dietro non è biscotto al cacao, è proprio cioccolato. È uno strato di cioccolato proprio. Su questi pure grandi aspettative. Raga, un altro prodotto chiacchieratissimo, super in hype, del quale sono super curioso io in primis. Le gocciole al cocco. Allora, devo dire che sono abbastanza fan del cocco. Non ne vado matto, però mi piace. Quindi sono super curioso di vedere l'accoppiata com'è. Anche perché devo ammettere che per me i batticuori e le gocciole classiche sono tipo i biscotti migliori mai creati al mondo. Spostandoci invece verso il mondo della Pavesi, ecco la nuova uscita Pavesini Double, che sono uno strato, il pavesino classico, e sotto uno strato di cioccolato. Anche questi devo dire che mi incuriosiscono tantissimo. Raga, sta novità è un po' inutile, però ho detto boh, magari ci riserva una sorpresa. Sono usciti i nuovi wafer della Loacker Double Shock. Tutti quanti proprio cioccolatosi. Devo ammettere che forse quello che vi sto per far vedere è tipo il pezzo forte di questo video. Perché, raga, cioè tipo come ho scoperto l'esistenza di queste cose, ho detto oddio no, la vita mia va a finire male. Oro Choc Pocket. Raga, io non so se si stava rendendo conto, sono rimasto sconvolto. Ma ancora di più, della stessa casa, gli amici di Saiva ci danno gli Oro Choc Soft. Ascoltatemi molto bene, ascoltatemi, eh. Sono, raga, praticamente dei plum cake con le gocce di cioccolato di Oro Sai. Allora, io ho bisogno di iniziare questo video e di cravarmi tutte queste robe in gola. E la prima cosa che voglio provare, visto che c'è da prepararli, sono i pancake. Quindi prepariamo i pancake, li proviamo e poi assaggiamo tutto quanto il resto. Andiamo! Eccoci qui, amici e amiche a casa da Princess Ruiz. Dobbiamo appunto preparare intanto i nostri pancake. Come vi dicevo, essere un preparato in polvere che necessita l'aggiunta di latte e uova. Infatti qua ti dice di aggiungere 2 uova e 200 ml di latte. Ma ci dice, se vuoi preparare solo 4-5 pancake, aggiungi alla metà della miscela un uovo e 100 ml di latte e tieni la miscela restante per la volta successiva. Visto che già mi sta a confondere, io aggiungo 200 ml di latte, 2 uova e poi che si è visto, tanto mi sbrano tutti sicuro. Andiamo. Frigo, uova, latte intero, perché tanto una volta a settimana me posso bevere. Allora, in realtà sono curioso di sapere dentro com'è, cioè tipo se sono bustine. Ah, è una sola busta. Io pensavo che fossero più bustine, onestamente. Sarebbe stato più comodo tipo fare tipo una bustina per ogni colazione. Non lo so, vediamo così quanti pancake ci escono. Queste sono le istruzioni, ci dice appunto di lavorare le uova in una terrina e dopo aggiungere sia il latte che la polvere. Questo è quello che i miei ex hanno fatto alle mie uova. Una e due.
rotte, ma proprio fracassate. Che per me non avessero fatto un senso positivo, dici te, no? No, manco perché. E adesso le lavoriamo per un minuto. A few moments later. Aggiungiamo il latte e a polvere. La nostra pozione è pronta. Questa qua è la consistenza. Dopodiché sfiamo la piastra. Fuoco, accendiamo il fuoco. E ci metto giusto un po' di olio di semi di girasoli per rendere antiadderente la padella. Eccoci qua. E mettiamo a cuocere il primo, vediamo un po' come viene. A few moments later. L'aspetto è carino, non mi dispiace. Sembra molto quelli che faccio io quando li faccio normalmente. 12 seconds later. Regà, mi sono venuti un bordello di pancake. Però anche se gli ultimi mi si sono un po' bruciati, raga, sono assolutamente soft. Guarda, cioè, raga, sono sofficissimi. Ne proverò uno senza la Nutella e tutti gli altri ovviamente con la Nutella, perché voglio provare anche il sapore proprio effettivo del pancake, com'è. Ho preso uno di quelli più bruttini, ma sta ancora fumando talmente a caldo. Voglio proprio vedere. Raga, non sono stoppacciosi. Per essere un preparato, raga, a quello abbiamo aggiunto solamente uova e latte. È buono, il sapore proprio del pancake è buono. Sono usciti in totale 8 con il preparato. Io li ho fatti abbastanza grandi perché a me i pancake piacciono grandi. Non so se percepisca, perché mi piace tutto grosso. No, dai che siamo in fascia protetta. Quindi se voi li fate più piccoli magari ve ne vengono di più. Quindi adesso direi di provarli con la Nutella. Dire, se erano buoni prima, manco me voglio immaginare. Ma poi raga, la cosa che mi sconvolge è che sono veramente super soffici. E non so se stiamo a capire, raga, non lo so proprio. Che ve dico? Ok, sono assolutamente pronto per il voto. Per quanto mi riguarda, da 1 a 10, un bel 8 e mezzo, 9. Sono sincero. Preciso anche che a me sono venuti un po' bruttarelli, ma non a causa dell'impasto, ma a causa della padella, perché comunque è una bistecchiera che non è fatta apposta per questo. E più pure un po' vecchia. Altrimenti sarebbero venuti pure belli. Li ho trovati al Carrefour pagati 2,50 euro, mi sembra. Insomma, meno di 3 euro. E se non ne mangiate tanti, appunto, potete anche usare solamente metà composto e usare la metà, quindi un uovo e 100 ml di latte. E così avete due colazioni invece di una. Poi ho sporcato pochissime cose. No, cioè la cosa che mi fa dare un voto bello importante è che sono molto simili a come li faccio io. Quando li faccio io grassi, cioè tipo un giorno di sgarro, capito? Sono proprio contento, brava Cameo, brava. Quando vuoi venire a bussare alla mia porta per farti sponsorizzare, io sono pronto, sono qui per te. Mi sconvolge quanto siano morbidi, non stoppacciosi, vanno giù che è una meraviglia. E non ho neanche aggiunto il burro, sono sconvolto. Sono qui per ammettere le mie colpe e per costituirmi alla giustizia. Perché sì, ho mangiato tutti quanti quei pancake. Fino all'ultima briciola l'ho mangiata. E adesso? Mangerò pure tutta questa po' di roba. Raga, non so letteralmente da dove cominciare. Penso che comincerò con questi qua, che sono gli schiaccianoci. Sono usciti in realtà altri biscotti anche della Mulino Bianco, che si chiamano Cecil o Cecille, non ho ancora capito. E sono sia il cacao che normali, tipo. L'odore di questi è proprio buono. E sono con frutta secca e cioccolato fondente. Vi dirò, mi ricordano un po' le gocciole, eh. De forma almeno. Vado all'attacco. Non capisco. Non sono male. Niente di che, sinceramente. Da 1 a 10 gli do 7, perché sono comunque gustosi. È bella la consistenza. Questi nel latte devono essere pazzeschi. Sì, dai, un 7 io lo do. Proviamo i pavesini double. Questi pure devo dire che veramente mi incuriosiscono abbastanza. Vediamo, no buog, no buog. Ah, sono proprio tipo messi. Ok. Cioè, hai capito com'è? Sono così. Eccoli qua. Va bene. Sotto il cioccolato è fondente. Ma onestamente sono sciati. Come se gli mancasse qualcosa. Non sono niente di che. E onestamente non mi piace l'accoppiata. Si sente
tanto la consistenza del pavesino, ma poco il sapore del pavesino. Allora, devo ammettere anche che io non vado matto per i pavesini, quindi da 1 a 10 gli do 4. Cioè, veramente skippabili per quanto mi riguarda. Postiamo le cose che abbiamo mangiato. Appunto, andrei con questi qua della Loacker e vediamo un po' come sono. Secondo me questi sono una mezza ciofeca, basta, ho detto. E poi non mi ricordavo che i wafer da Loacker fossero così piccolini. Cioè, sono super piccoli. Ragazzi, secondo me sono identici a quelli normali. Hanno solo un sapore di cioccolato più forte, ma leggermente, non è una cosa chissà quanto, capito? Non c'è tanta differenza. Infatti, secondo me è una novità inutile proprio. Devo dire onestamente che questi, come voto, da 1 a 10, 5 e mezzo, 6. Perché comunque è leggermente più forte il cioccolato, il sapore, ma secondo me proprio, cioè, potevano risparmiarsi la uscita, capito? Ci sono altre cose della Loacker che sono molto 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 più buone di queste. Io provo questi qua della Mr. Day. Come vi dicevo, secondo me muffin, quelli classici proprio della Mr. Day, sono buoni tra quelli che ho provato io. I muffin fatti così, cioè tipo incartati, tipo merendina. La novità di questi è proprio che c'è il ripieno alla crema di cioccolato, perché altrimenti anche così al cioccolato, con le gocce di cioccolato, già esistevano, l'avevo già mangiati, mi piacevano. E quindi sono super curioso di vedere come sono. I nostri amici si presentano così. Allora, questo è il quantitativo di crema dentro. Non è poco, ma lo immaginavo, sono sincero, lo immaginavo più ripieno. Fra l'altro, devo dire di essere della scuola di pensiero, che tipo, sapete, tipo i cornetti, tipo merendine, no? Tipo questi, cioè ripieni di crema all'interno. Io non sono un fan, non mi piacciono come cose, perché molto, quasi sempre non mi piacciono, proprio mi deludono. Secondo me, anche questi sono più buoni senza. Sento davvero poco la differenza rispetto a c'è o non c'è la crema. Però, cioè, la novità con dentro la cioccolata, me li immaginavo più buoni, capito? Ma poi, tutto quanto, secondo me, sta nella crema al cioccolato che viene usata. Com'è la crema, è quello che cambia tutto. La cosa che mi piace è che sono senza lattosio e senza olio di palma, e sono comunque buoni. Allora, a questi da 1 a 10, quanto gli davo? Ma gli darei un 6 scarso, sincero, mi aspettavo molto di più, sono tipo un po' deluso, sono sincero proprio. Raga, siamo arrivati alle cose interessanti. Allora, io intanto proverei gli Oro Choc Pocket. Allora, questi mi ispirano un botto, ma secondo me mi deludono. Ah, ma sono tipo no, vabbè. Per ogni confezione ci sono 1, 2, 3, 4 bustine. E vi dirò, sia questi qua che questi non li ho trovati da nessuna parte, li ho trovati solamente sul sito di Carrefour e me li sono fatti spedire a casa. Pagato ovviamente un botto la spedizione. L'unico posto in cui li ho visti dal vivo, e poi li ho visti dopo, se non sbaglio, è un supermercato di Roma che si chiama Castoro o Ipertriscount, non mi ricordo, uno dei due comunque. E ogni bustina contiene 40 grammi dentro. Quando lo ordini, quando ti arriva a casa, raga, sono tipo bianchi, ma che è? Non mi piace. No. Lo sapevo io. Lo sapevo. Sa tanto di Oro Saiba. Sa tantissimo di Oro Saiba. Non mi convince. Sa proprio dell'Oro Saiba, sapete? Tipo di quelli che te mangi quando stai male e te inzuppini a te. Quelli là, quelli classici, proprio senza niente sopra. La pasta frolla è esattamente quella, proprio quel sapore là. Ma non mi fanno impazzire. Comunque mi ricordano qualcos'altro. Da 1 a 10 gli darei un 4, sì. Cioè, tipo, ne ho mangiati due, non ne voglio altri, capito? Sto essendo molto più deluso di quello che speravo. Speravo che nel caso in cui qualcosa mi deludesse, non mi deludesse così tanto, ca. Andiamo avanti, sempre di Oro Choc. A provare gli Oro Choc Soft. Questi, ragazzi, spero che non mi deludano, perché ci resto troppo male. Devo ammettere una cosa che non ho menzionato degli altri, che mi piace tantissimo il pack. I colori usati, le scritte, mi piace veramente veramente tanto. Cioè, mi attira proprio tanto a livello visivo. Ma sono piccolini, mimmi, che carini. Non so perché me li immaginavo più grossi. Perché mi aspetto sempre che tutto è grosso? Poi lo vedo piccolo e ci resto male. Story of my life. Senza coloranti né conservanti. No, certo, perché poi le sorprese ce le conservano per dopo, noi stronzi. Arrabbiato, perché mi aspettavo fossero in questa confezione così. Cioè, tipo, che tu li aprivi, li scartavi proprio come in questa foto. E invece, cioè, ma comunque devo dire identici, No, devo dire comunque identici, sì. Però vabbè, non ci facciamo ingannare, vediamo un attimo com'è. Mi piace tanto che i pezzi di cioccolato sono grossi, proprio li senti, perché sono, cioè, sono belli croccanti anche. Però credo che il problema sia proprio il plum cake, non il cioccolato, ma la parte proprio del plum cake. Non è questa luce oggi? Questo è quello che succede quando decidi di girare con luce naturale. No. Cioè, a me già mi deludono l'omini. Una roba da mangiare, no!
no. Questi da 1 a 10, 2. I Choco Soft 2. Raga, io non ho parole. Mi sono messa a contare quante bustine ci fossero all'interno di ogni pacco. È scritto qua sopra, io non ho parole. Andiamo avanti. E voglio provare i Baiocchi Choco, che sono questi qua. Sono, raga, chiacchieratissimi, veramente veramente tanto. E voglio proprio provarli. In realtà io quando ho visto la confezione ho detto: ma sono così piccoli. Me li aspettavo più grandi. Cioè, vedete, comunque sono piccolini. Però, raga, sono stupendi, sono veramente veramente belli. Cioè, vedete che questa è proprio una lastrina di cioccolato. E qui c'è la pasta frolla. Vediamo un po'. Sento tantissimo la presenza di burro. Credo che sia burro. Mi ricordano un dolce che fa Yaya, la mia nonna spagnola. E sì, credo che sia il burro. Però sono buoni. Non sono, mi aspettavo anche questi più buoni, però sono buoni. E per esempio questi mi ricordano un po' l'oro choc, che hanno, capito, sotto la pasta frolla e sopra questa lastrina di cioccolato. Ma questi da 1 a 10 gli do un 7. Non male, devo dire non male. Andiamo avanti con i quark cake. Questi mi ispirano tantissimo. Per esempio di questi non pensavo che fossero così grandi. So effettivamente quanto, cioè, come... Che carino comunque anche l'iscatolamento. Mi piace un sacco. Cioè, è diverso dagli altri dell'amore bianco, capito? E poi la grandezza mi sembra tipo la stessa al tortino dei pan di stelle, per capirci. Quando lo ordini, quando ti arriva a casa. Allora, questo sono sicuro, come il coso dei pan di stelle riscaldato al microonde, sarà buono, sarà spaziale. Ma io non c'ho il microonde e non c'ho sbatti e mettiamo la fampadella. Quindi proviamolo così. Buono, mi piace. È pienissimo di crema, c'è veramente tanta 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 crema dentro. È molto spugnoso, è molto morbido. Pan di Spagna. Il sapore del limone è molto molto leggero. È proprio una crema al limone. È tipo crema pasticcera al limone. Io sono sincero, non vado matto per il limone. La mia cosa al limone che mangio è la mia torta preferita, che è torta meringhe al limone. Però questo è buono. Da 1 a 10 comunque gli do un 7 e mezzo. Prima di dirvi cosa rimangerei e cosa ricomprerei, proviamo gli ultimi. Le gocce al cocco. Sì, sono fatte con cioccolato fondente e cocco. Io sento l'odore di cocco. È bello presente, eh. L'aspetto è assolutamente lo stesso di quelle classiche. Vediamo un po' come sono. Ah, io ho sentito dire, è stato detto, che sono identiche alle gocciole normali. No, io il cocco lo sento tanto, raga. Il cocco c'è. È un po' diversa la consistenza rispetto alle gocciole normali. Qui è come se la pasta frolla fosse un po' più stoppacciosa, ma è normale perché c'è comunque il cocco. C'è stato chi ha detto che fanno schifo. Sono identiche a quelle classiche. Sono assolutamente identiche a quelle classiche. Se vi piace il cocco, io fossi in voi le prenderei, perché si sente. Ah, queste da 1 a 10 gli do 8. Soprattutto basandomi sul resto delle cose, perché arrivando un attimo alle conclusioni finali, ho riunito tutte quante le cose, perché arrivando alle conclusioni finali, cosa comprerei e cosa non ricomprerei. Vi ho già detto tutti quanti i voti, ma l'unica cosa che ricomprerei sono onestamente i pancake. Tutte quante queste cose, anche se hanno avuto dei voti magari un po' più alti, sono cose che io non mangerei nel mio giorno di sgarro. Sono cose che non mi fanno impazzire. E soprattutto tante cose mi hanno deluso, raga. Cioè, tipo proprio i Choco Soft, zero, non mi sono proprio per niente piaciuti. Ovviamente, se voi avete provato qualcosa di tutte le cose che ho provato io oggi, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. E se volete, fatemi sapere anche altre novità che avete visto. Anche se sono abbastanza sicuro che io ormai le conosco tutte, semplicemente non le trovo. Quindi sì, facendo un piccolo recap, le cose che mi sono piaciute assolutamente di meno sono state gli Oro Choc Pocket, gli Oro Choc Soft, i pavesini double. Invece i baiocchi, i muffin della Mr. Day, le gocce dal cocco, gli schiaccianoci e i quark cake mi sono piaciuti. Ecco, tra tutte quante queste cose, la cosa che mi è piaciuta di meno sono stati forse i quark cake, perché appunto non vado matto per il limone. E appunto i Loacker sono un po' inutili. Cioè, prendetevi i normali, non cambia tanto, vi assicuro. Detto questo, sono assolutamente curioso di sapere che cosa incuriosisce voi. Cosa volete provare di più delle cose che ho provato io oggi. Se le avete provate, appunto, fatemi sapere che cosa ne avete pensato voi. Vi ricordo che se ancora non siete iscritti al canale, vi dovete iscrivere, perché cosa buona e giusta. Ma soprattutto mi dovete andare a seguire anche su Instagram, perché sì. Noi ci vediamo nel prossimo video. E niente.